Mario Stremato, per questo incontro è andata bene? Te l'aspettavi così questo incontro? Sei soddisfatto? Sì, me l'aspettavo così perché è un pugile che abbiamo studiato, che dovevamo boxarlo così, non fermarci a fare a pugni, ma boxarlo di rimessa. Dunque, i messicani fanno tutti a cazzotti, no? Si dice così. Ti è confermato un osso durissimo, Mario. Sì, un bel pugile. Beh, abbiamo fatto un titolo mondiale, dunque, voglio dire, gli avversari a questi livelli sono tutti forti. Ma con intelligenza basta girare intorno all'avversario e colpirlo. Quello abbiamo fatto. Quindi sei soddisfatto dell'incontro che ha disputato Emiliano? Sì, sono soddisfattissimo. Era quello che avevamo programmato, no? Adesso? Beh, adesso c'è il procuratore, aspetteremo che ci dice qualcosa. È arrivata questa chance, arriverà? Speriamo che arrivi la chance per andare fuori, insomma. È arrivato il momento per Emiliano? Beh, ormai sì, eh. Dopo questo match così duro, penso di sì. Federico, è andata bene per Emiliano Marsili, Diaz si è dimostrato non un osso duro, durissimo. Sì, veramente un grande peleador mexicano, come si dice, di questi determinati fino alla fine, che non ti regalano niente, insidiosi, perché ha messo tanti colpi. Insomma, è stato un match molto duro, combattuto, ma del resto è sempre un mondiale silver WBC che poi può, anzi, fa accedere di diritto a questo punto Emiliano sia al titolo WBC che quello IBF mondiale, quindi siamo ai vertici della box mondiale. È chiaro che non ti regalano niente. Diaz era un avversario veramente duro, proprio duro, però alla fine Marsili si è rivelato ovviamente il campione. Quindi adesso ci aspettiamo la chance vera per Emiliano? Certo, come no, assolutamente sì.